Ciao, benvenuto a questo secondo minuto video di oggi. Bene, qui invece ti parlo del concetto che mi piace tanto del rock, che è nato un po' con le Zeppelin, secondo me. Il concetto del rock che è nato un po' con le Zeppelin era quello di fare brani rock, blues potenti, hard, e poi dopo variare e fare ballate. È una caratteristica che vedo nei Gotthard, nei Wesley, vedo in tantissime band che hanno preso proprio dai Black Sabbath, dai le Zeppelin. Questa cosa del variare, del continuare a mettere la ballata, il brano blues, il brano cioè più veloce, più potente, il brano più lento. Pensa a Stairway to Heaven, che è un mix di tutte queste cose. In quegli anni in Inghilterra si prendeva dal blues, dal rock, dal soul, dal rhythm and blues, da tutta la musica americana, matrice afroamericana, e la si univa, la si metteva, miscelava con la musica folk, medievale, la musica classica, tipica di noi europei, e li si univa. E infatti il bello delle Zeppelin è proprio questo: senti il terzo album, il secondo album, il terzo album e il quarto, senti proprio dei pezzi super super rock, Black Dog, Immigrant Song, poi senti Thank You, senti Living California, senti tutti questi pezzi, Going to California, scusa, acustici, che vanno uniti e che vanno dal folk al blues, all'hard rock, addirittura quasi alle vivette, il big so che questo è il bello del rock, è proprio la variazione, il variare, il continuare a miscelare e mettere elementi nuovi nella musica. Questo era il concetto. Guarda del rock tipo le Zeppelin, i Queen, i Beatles, le ballate e i brani più duri. Ciao, possiamo venire.